Bentrovati, i principali argomenti del nostro TG delle 19.30 in primo piano. Torneremo ad occuparci della storia di Keita Moregwe perché oggi arriva la precisazione del portavoce del presidente nigeriano che dice la ragazza ha detto il falso, ma il leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli continua a difendere la giovane e si chiede sulla base di quale indagine il governo nigeriano può affermare che le parole di Keita sono false. E poi parleremo di scuola. Lunedì prossimo gli studenti calabresi torneranno tra i banchi, ma il nuovo anno si apre all'insegna di numerosi problemi. Poi vi faremo vedere la cerimonia di riconsacrazione dell'altare al Duomo di Cosenza, ampia pagina dedicata agli eventi culturali della nostra regione. Allora, i nostri titoli. In Nigeria Keita Moregwe non avrebbe rischiato nessuna lapidazione, il nostro è uno stato laico, così il portavoce del presidente nigeriano dopo l'asilo politico concesso dall'Italia alla 34enne. Le dichiarazioni della donna sono false, aggiunge il portavoce. Il personale manca, in molte scuole l'offerta formativa deve essere rimodulata, dimezzate le ore del tempo pieno e in alcuni istituti c'è anche il problema di aprire e chiudere il plesso scolastico. Nella miriade di società pubbliche gestite da Stato, Regioni e Comuni, 500 sarebbero del tutto inoperose e funzionano solo i consigli di amministrazione. È il caso del Centro Tipologico Nazionale che ha sede a Catanzaro, istituito nel 2005 e mai entrato in funzione. Cerimonia di riconsacrazione dell'altare maggiore del Duomo di Cosenza alla presenza del nunzio apostolico Giuseppe Bertello. Il vescovo Nunnari lancia l'appello, la Chiesa si è unita. Al via la 4 giorni di eventi culturali nel Parco Fluviale. Cosenza si riappropria di un luogo per anni consegnato al degrado e all'abbandono. Le 19.32, ancora buonasera dal TG10. Dunque la vicenda di Keita Moregwe in primo piano, sembrava una storia a lieto fine, quella della 34enne nigeriana che dopo aver finito di scontare una condanna a 4 anni nel carcere di Castroville l'ha ottenuto in Italia asilo politico. Oggi però il colpo di scena dalla Nigeria, infatti vengono sollevati forti dubbi sulla veridicità del racconto fatto dalla donna. Nel suo paese avrebbe rischiato la lapidazione, queste le parole di Keita, per non aver accettato di convertirsi all'Islam, di sposare un uomo molto più grande di lei. Tutto falso però secondo il portavoce del presidente nigeriano Reuben Abati, il quale dice il nostro è uno stato laico, né è cattolico né islamico e c'è una costituzione che garantisce i diritti fondamentali dell'uomo. In Nigeria aggiunge ti sposi se ami qualcuno, altrimenti nessuno ti torce un capello né per consuetudini né per legge. Il portavoce nigeriano ha poi spiegato che l'ambasciata a Roma ha scritto al governo italiano per denunciare la falsità delle dichiarazioni di Keita. Queste dunque le parole del portavoce del presidente nigeriano e perplessità sul racconto fatto da Keita vengono sollevate anche da ambienti musulmani e cattolici del paese. Eppure il governo italiano avrà sicuramente effettuato i dovuti controlli prima di concedere asilo politico alla donna e il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore della campagna umanitaria per salvare Keita, si dice indignato per le dichiarazioni del portavoce della Nigeria, difende a spada tratta la giovane nigeriana e sfida il governo africano a portare davanti alle telecamere della televisione della Nigeria la famiglia e il mancato sposo della ragazza. Confermo, aggiunge Corbelli, che la storia di Keita è vera. La ragazza, come è stato sempre detto, non era stata condannata da nessun tribunale ma da regole non scritte del suo paese. Il portavoce del presidente della Nigeria, si chiede poi Corbelli, sulla base di quale indagini espletata può dichiarare che Keita ha detto il falso. Una storia complessa dunque quella della giovane Keita, dove ancora non è stata scritta a quanto pare la parola fine. Parliamo adesso di scuola, gli studenti calabresi torneranno tra i banchi lunedì prossimo, un nuovo anno scolastico che inizia con molti problemi, visto che manca il personale in molti istituti, deve essere rimodulata l'offerta formativa. I servizi di Valentina Palmieri e Carmelo Idà.
Il primo problema da lunedì alle 8 per molti sarà rappresentato dall'apertura della porta. A chi spetterà il compito se il personale a scuola scarseggia? Il primo circolo di Cosenza, ad esempio, per sopperire alla carenza di collaboratori, ha deciso di tagliare le ore del tempo pieno. Il bidello deve aprire e deve chiudere, quindi nel momento in cui si chiude la scuola, quindi i bidelli devono fare 7 ore e 12 minuti al giorno, quindi possono fare dalle 8 fino alle 15 del pomeriggio. Accorpamento delle scuole e taglio del personale, queste le direttive della riforma. Una coperta troppo corta alle volte, qualcosa, gioco forza, ne risente. Allora, il primo circolo comprende, abbiamo 9 plessi, va bene? Quindi giustamente noi abbiamo solamente 9 bidelli e non possiamo nemmeno in altri termini assicurare il servizio completo, specialmente per le scuole dell'infanzia. Abbiamo chiesto dei collaboratori scolastici e aspettiamo in altri termini che ce ne mandino almeno qualcuno, perché non possiamo nemmeno assicurare sia l'apertura che la chiusura. Non vanno meglio le cose in provincia di Cosenza. L'istituto comprensivo di Cantinelle di Corigliano farà a meno di 10 collaboratori scolastici, 6 in meno a Belmonte e a Rovito. Nelle scuole dell'infanzia ed elementari il problema riguarda anche la sorveglianza dei più piccoli. L'istituto tecnico Monaco del capoluogo quest'anno perde 4 collaboratori, altri erano già andati in pensione negli ultimi anni. Meno 12 rispetto a quella che è una popolazione scolastica che più o meno si è mantenuta sempre costante. Sorveglianza nei plessi, tra i tanti crucci dei dirigenti. Quello che vigilava era un poco anche il confidente, ma comunque dei ragazzi, no? Ma anche quello che chiaramente garantiva che certe cose a scuola non avvenissero, dal fumo ad altro. Adesso il taglio del personale significa veramente delle volte non avere la garanzia in scuole che stanno aperte tutto il giorno e non più con orari antimeridiano, scuole aperte tutto il giorno, spesso si tratta in orario tardo il pomeriggio di non avere la disponibilità del personale per l'apertura e la chiusura della scuola. I dirigenti hanno già chiesto aiuto all'ufficio scolastico provinciale e alla regione. Un paradosso, si taglia mentre c'è un esercito di precari che non sarà chiamato. È un po' come gli interventi chirurgici, quando si va a intervenire sulla stessa ferita purtroppo si arriva sempre in profondità, si tocca l'osso e più si tocca l'osso più il dolore si sente. E il dolore di questa scuola che perde 4 collaboratori scolastici è abbastanza significativo, pesante. Perché tagliare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario se nelle scuole mancano posti in pianta organica? E se ci sono scoperture tali da non consentire il regolare avvio dell'anno scolastico, perché si continua a parlare di esuberi? Perché tagliare cattedre e insegnanti di sostegno quando nelle classi calabresi purtroppo aumenta il numero degli alunni disabili? I dati in possesso del segretario regionale della CGIL Scuola Gianfranco Trotta disegnano molto bene il quadro drammatico della situazione. 178 i plessi, materne, elementari, medie e superiori, in cui la campanella il 12 settembre prossimo, data stabilita per la ripresa delle lezioni in Calabria, potrebbe rimanere muta. 1093 docenti in meno, fin da subito, nelle aule degli istituti di ogni ordine e grado. Alla vigilia del rientro in classe sono state tagliate altre 197 cattedre di sostegno. La CGIL denuncia, ci sarà un insegnante ogni 4 alunni disabili, sarà possibile assicurare appena 5 ore di affiancamento alla settimana contro le 20 che dovrebbero essere invece garantite per legge. Sarà pressoché impossibile poi assicurare il dopo scuola agli studenti con deficit d'apprendimento e di rendimento. 324 i posti in meno nell'organico regionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 57 le scuole colpite nella sola provincia di Cosenza, dove si perderanno 105 posti. L'esigenza della scuola in provincia di Cosenza richiede tali unità lavorative, senza le quali la scuola ha sicuramente difficoltà e ci saranno delle criticità da qui e probabilmente anche oltre il 12 di settembre. Via 71Ate in provincia di Reggio Calabria, 66 in provincia di Crotone, 52 in provincia di Catanzaro e 30 nel Vibonese. I dirigenti scolastici, in base alle problematiche che rivestono questi istituti, non hanno la possibilità di utilizzare il personale
nelle allocazioni giuste all'interno di questa struttura scolastica, e inevitabilmente i dirigenti hanno difficoltà a far, come dire, aprire, chiudere, pulire questi plessi scolastici. Per effetto di questi nuovi consistenti tagli al personale della scuola, la CGIL prevede classi sovraffollate e il rischio di uno svilimento della qualità della didattica. Ancora incendi in Calabria, Calabria che continua a bruciare nonostante un lieve calo rispetto a ieri. Gli incendi anche oggi sono stati 121. Numerosi gli interventi aerei a Bombicino, in Rogliano, nel Cosentino e a Tiriolo, Taverne e Simeri Crichi nel Catanzarese. Cambiamo argomento, anche in Calabria diverse le società partecipate fantasma, nella miriade di società pubbliche gestite da Stato, Regione e Comune, pensate 500 sarebbero del tutto inoperose, funzionano solo i consigli d'amministrazione. È il caso del Centro Tipologico Nazionale che ha sede a Catanzaro, è stato istituito nel 2005 ma non è mai entrato in funzione. Marisa Fallico, sentiamo. C'è anche una rappresentanza calabrese, tanto per non farci mancare nulla quando si tratta di sprechi e clientelismo, tra le 500 società per azioni fantasma da nord a sud gestite da regioni, comuni e province, come ci restituisce un'inchiesta di Repubblica, che incidono sul bilancio nazionale per oltre 2 miliardi e mezzo di euro all'anno e che occupano una pletora di amministratori, ben 80.000, tra consigli di amministrazione, vari collegi, sindacali e dei revisori dei conti, pur non svolgendo di fatto alcunché di utile e produttivo. È il Centro Tipologico Nazionale con sede a Catanzaro, istituito nel 2005 nell'ambito di un accordo di programma tra Stato, Regione, Provincia e Comune. Avrebbe dovuto svolgere ricerca e garantire supporto tecnico al settore dell'edilizia pubblica e residenziale, ma da 6 anni pare che il centro non sia mai entrato in funzione. Nel frattempo sono stati spesi 200.000 euro per l'affitto dei locali e i 5 componenti del consiglio di amministrazione si riuniscono regolarmente. Per fare cosa? È un mistero. Ma il centro tipologico di Catanzaro, dicevamo, è solo una delle tante partecipate che affollano quella casta minore di cui si parla davvero poco e monitorata dalla UIL nazionale nel corso della recente ricerca sui costi della politica. Certo, l'attenzione è incentrata sulle province e sui costi dei parlamentari, anche se la manovra, al di là delle tante sbandierate promesse nell'approvazione blindata in Senato, ha di fatto ridimensionato e di molto i tagli non certo dolorosi, come per i comuni cittadini, dei nostri parlamentari. Ma forse bisognerebbe dare una bella sforbiciata a questa miriade di società fantasma pubbliche che rientrano tra le 7.000 controllate o partecipate dagli enti locali e che, personale compreso, divorano oltre 7 miliardi di euro all'anno. Se poi pensiamo che le regioni, sul piede di guerra per i tagli, spendono circa 5 miliardi di euro per mantenere in vita consorzi, agenzie ed enti vari, spesso inutili, i comuni oltre 1 miliardo per gli enti e le società controllate, e le province qualche centinaio di milioni, una riflessione nasce spontanea. Com'è possibile che in un momento così difficile in cui siamo tartassati da aumenti, spremuti fino all'inverosimile, eccezion fatta ovviamente per gli evasori e la casta dei potenti, bombardati dalle notizie drammatiche della crisi, nessuno tocca questa casta minore? E a proposito di manovre, il sindaco di Squillace Guido Rodio, con una lettera al prefetto di Catanzaro Antonio Repucci, per conoscenza dei presidenti nazionale e regionale dell'ANCI, ha restituito le deleghe statali per i servizi di anagrafe e di stato civile conferite ai sindaci quali ufficiali di governo. La clamorosa decisione, tra le prime in Italia, è scritta in una nota, segue le conclusioni che il comitato direttivo dell'ANCI ha assunto e che avvia una serie di proteste che l'associazione svolgerà a partire dal 14 settembre in tutta Italia per protestare contro la manovra economica che, tagliando ulteriormente risorse finanziarie, impedisce di fatto ai comuni e ai sindaci di garantire i servizi fondamentali a favore dei cittadini. Un appello per firmare per l'abolizione dell'attuale legge elettorale viene lanciata da Tonino Perrelli, presidente del Comitato Referendario Regionale. Si può firmare perché è un dovere civico, dice Perrelli, in ogni segreteria comunale che ha a disposizione gli appositi moduli.
allievi, mentre si allarga ogni giorno di più il consenso e le adesioni al gazebo di piazza 11 settembre, che resta a disposizione fino al 27 settembre. Con il rientro a Cosenza del presidente onorario del referendum Mario Oliverio assieme a Tonino Perrelli, è scritto proprio in una nota, si preparano a ricevere sabato 17 settembre la visita di Mario Segni e Arturo Parisi. Un gazebo per la raccolta delle firme sarà inoltre allestito a Diamanti in occasione della festa del peperoncino. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato dei treni nuovi acquistati dalle Ferrovie della Calabria nel 2008, ma che si trovano nelle officine di Vaglio Lisi a Cosenza, treni che non sarebbero mai entrati in funzione. Ebbene, riceviamo una precisazione che leggiamo insieme. Le automotrici Stadler 501 e 502 delle Ferrovie della Calabria stanno percorrendo i chilometri di rodaggio previsti dalle norme ministeriali e l'azienda sta provvedendo alla formazione del personale. E quanto appunto precisa in una nota a firma di Antonio Massarini, capo dell'unità tecnica presso il deposito locomotive di Cosenza. Cambiamo decisamente argomento per parlarvi della cerimonia di riconsacrazione dell'altare maggiore del Duomo di Cosenza alla presenza del nunzio apostolico Giuseppe Bertello. Il vescovo Nunnari lancia l'appello e dice: la Chiesa si è unita. Rosalba Baldino. L'ambasciatore del Papa a Cosenza per uno dei momenti più solenni della Chiesa Abruzia, il nunzio apostolico Monsignor Giuseppe Bertello, ha presieduto il rito della ridedicazione, cioè del dedicare a Dio riconsacrandolo il nuovo altare maggiore del Duomo. Tre anni di lavoro che hanno interessato il presbiterio, lavori voluti da Monsignor Salvatore Nunnari per un costo complessivo di 900.000 euro, ha detto il rettore della cattedrale Don Giacomo Tuoto nell'intervento introduttivo alla cerimonia religiosa. In particolare 700.000 provenienti da fondi regionali, il resto dalla soprintendenza, la provincia di Cosenza che ha donato la cattedra in marmo di Carrara e dalla Fondazione Carical. La progettazione e la direzione dei lavori affidata all'architetto Mario Occhiuto, oggi sindaco di Cosenza, che, come ha sottolineato Don Giacomo Tuoto, ha gratuitamente messo a disposizione la sua professionalità. Il pavimento mobile per consentire di ispezionare gli scavi, il Duomo nasconde un vero tesoro archeologico, è solo una delle peculiarità del luogo di culto riconsegnato alla comunità dopo la ristrutturazione. Dettagli illustrati dall'architetto e primo cittadino nel corso del suo indirizzo di saluto alle autorità religiose ma anche civili presenti alla cerimonia. La Chiesa che unisce è il messaggio del vescovo e del nunzio apostolico. Questa cattedrale l'ho definita il volto di pietra di questa Chiesa, a cui lancio un appello, attorno al Vescovo, attorno alla cattedra, attorno all'altare del Signore, nella Chiesa Madre di tutte le Chiese, ci sia l'unità del popolo. L'altare è il luogo dove ci riuniamo per celebrare l'Eucaristia, per ascoltare la parola del Signore, è il luogo nel quale ci sentiamo fratelli, ma dobbiamo poi portare questa fraternità e questo impegno nella società e nel mondo. Una lunga liturgia, il momento più importante, la consacrazione dell'altare con i gesti significativi, l'unzione del crisma, simbolo di Cristo, l'incenso bruciato sull'altare, simbolo della preghiera dei fedeli che si innalza a Dio, la copertura della tovaglia per rievocare il sacrificio del Signore ed infine l'illuminazione per ricordare che Cristo è luce in ogni vita. Nell'incavo dell'altare sono state poste le reliquie di alcuni santi, tra cui i calabresi San Francesco di Paola, Sant'Umile da Bisignano, il Beato Angelo di Acri, la Beata Elena Iello e il Servo di Dio Gioacchino da Fiore. Nel Duomo dedicato alla Vergine del Pilerio, inaugurata la cappella in cui è tornata l'icona originale. L'icona è uscita dalla cattedrale ridipinta, non si sapeva che fosse così bella, un'icona del 1200. E il finestrone sopra l'icona raffigura com'era la Madonna prima del restauro del 1976. È ritornata dopo 30 anni qui, nella sua cappella, ecco perché questa icona è oggetto di culto. Noi cosentini celebriamo la festa solenne il 12 febbraio, ma la festa della tradizione liturgica è quella dell'8 settembre. Al via la 4 giorni di eventi culturali lungo il parco fluviale, così Cosenza si riappropria di un luogo per anni consegnato al degrado e all'abbandono.
Uno scenario incantato ha accolto migliaia di persone per la prima serata di Lungo Fiume in Festival, l'evento che vuole rappresentare, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'inizio della rinascita del parco fluviale di Cosenza. Abbiamo pensato di prolungare l'estate valorizzando questo luogo che per molti cosentini è sconosciuto, anche perché contiamo qui, proprio su questo posto, di realizzare questa via degli artisti e dell'artigianato creativo e un grande museo attrattore che possa dare un significato vero alla città di Cosenza anche da un punto di vista artistico. Ad accogliere il pubblico c'è l'Isola del Gusto, creata con la collaborazione dei locali più prestigiosi del territorio che per la prima volta sono riusciti a dialogare, mettersi assieme e dare vita al raffinato allestimento dell'area Road Food and Music. Questa è una bella cosa. Devo dire che hanno aderito tutti, io sono molto soddisfatto, li ringrazio. Sono tutti esercenti che hanno a che fare con i giovani, non solo della città di Cosenza ma anche della provincia, quindi questo è un risultato che proietta la nostra realtà cittadina in un ambito più esteso, comprensoriale, che è quello che noi vogliamo, voglio dire, che poi diventi con questo ruolo centrale, attrattore, che la città di Cosenza e l'area urbana tutta deve riacquistare in tutta la regione Calabria. Per i tifosi e gli appassionati di sport, nel corso della serata c'è stata anche la graditissima incursione della nuova Cosenza Calcio, che ha scelto questo straordinario evento per la sua prima uscita pubblica. Nella seconda parte della serata, ospite d'eccezione il vulcanico Jerry Calà, con il suo spettacolo tra cabaret e musica, Non sono bello, piaccio. Fino a domenica il Lungo Fiume in Festival offrirà tante proposte e tanti spettacoli gratuiti tra le seducenti atmosfere del luogo e della sua storia. È uno scenario bellissimo perché abbiamo i fiumi con alle spalle il centro storico ingastonato sul Colle Pangrazio, abbiamo illuminato questo scorcio di paesaggio che è insieme un paesaggio artistico ma anche architettonico e paesaggistico. E credo che i cosentini in questi scenari così belli si ritrovano e possono godere al massimo la propria città e ne sono contento. A Cerisano adesso per la 19ª edizione del Festival delle Serre. Dopo una piccola pausa riparte alla grande la 19ª edizione del Festival delle Serre di Cerisano, che andrà avanti fino a sabato 10 settembre. Questa volta è toccato all'eclettico Peppe Voltarelli esibirsi nella singolare cornice dell'area concerti di Palazzo Sersale, in più di 2 ore di concerto. Voltarelli è stato il fondatore e frontman per ben 15 anni del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti e sono diverse le collaborazioni che lo hanno visto protagonista anche in ambito cinematografico e teatrale. Dove sei, amore mio, perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te. Attesa e molto partecipata anche l'esibizione del gruppo Gospel Time, che ha creato delle suggestioni particolari e molto travolgenti. Intanto nella vicina location di Palazzo Sersale, i Barato Total hanno attratto l'attenzione con la loro raffinata musica. Nell'area dedicata al teatro invece è andato in scena l'esilarante e divertente spettacolo Il Tandem Profumo di Zagara, indirettamente dalla Scala, con Emanuele Gagliardi e Eugenio Turboli. E il Lamedino Medio, ecco, vuole... aspira ad essere il toscano del sud. Aspira? Aspirerà a chi? A chi? Aspirerà a chi? Aspira pure a essere. Aspira pure a voi. E a mo' di Gallo Cedrone passeggia, ecco, tutti i giorni, anche a 40 gradi all'ombra, con la sua gita sotto braccio, sempre elegante, così camminando.
concerto dei Rocking Dolls ha concluso un altro speciale appuntamento dello storico Festival delle Serre di Cerisano. Basta vedere le presenze, quindi si ha il giudizio che comunque nessuno potrà contestare che quest'anno la manifestazione è riuscita benissimo, con grande orgoglio. Lo sport adesso, come abbiamo visto nel precedente servizio, nel corso della manifestazione organizzata sul lungo fiume, sul parco fluviale, è stata presentata alla città la squadra della nuova Cosenza Calcio che ha iniziato il campionato di Serie D 7 giorni fa. La formazione guidata da Enzo Patania è ancora incompleta e la società sta cercando di chiudere le trattative per arrivare agli ingaggi di elementi di spessore. Intanto tutto è pronto in 6 comuni della provincia di Cosenza che da domenica prenderanno parte al campionato di eccellenza. Il punto nel servizio di Gianluca Pasqua. Primo tra tutti il nostro capitano Nello Parisi. Il Cosenza si presenta e dal palco posto agli argini del fiume, simbolo della città, promette di mettercela tutta per conquistarsi un posticino nella storia del calcio rossoblù. Daniello Parisi e Ivano Ciano, colonne della difesa silana, fino all'ultimo arrivato Alfredo Romano, che andrà ad aggiungere esperienza e talento in un centrocampo fatto soprattutto di belle speranze. Enzo Patania è il tecnico di una rinascita difficile e resa ancora più complicata dagli intoppi che stanno caratterizzando l'inizio della stagione. Il mister non si è perso d'animo neanche di fronte all'infortunio di Manolo Mocero, che ieri ha abbandonato il campo per uno stiramento lieve, sì, ma non abbastanza per permettergli di scendere in campo nella trasferta di Caltanissetta. E allora l'ingaggio di un secondo attaccante con diverse caratteristiche diventa una priorità assoluta. Mattias Vegnaduzzo, qui impegnato con una delle squadre argentine che lo hanno lanciato verso l'Italia, è in pole position. C'è la volontà del calciatore di giocare in rossoblù, ma bisogna rescindere l'accordo con il Pomigliano. Restano in piedi le trattative per arrivare a Pignalosa, attaccante del Sorrento dall'ingaggio elevato, e Tedesco, che prima punta non è. E mentre Cosenza cerca, l'Acri si rinforza proprio in attacco con l'arrivo del bomber Michele Sergi, il gigante salentino che in passato ha vestito la maglia della Vigor Lamezia. L'ariete 35enne potrebbe essere in campo nella sfida con il Messina di Re Giorgio Corona. E domenica parte il campionato di eccellenza calabrese con 6 squadre della provincia di Cosenza: Rende, Castrovilla, il Rossanese, Scalea, San Marco Argentano e il Montalto dei presidenti De Caro e Spizzirri. Ieri la presentazione, dopo la promozione sfumata della scorsa stagione, la società ha messo su una squadra guidata da Franco Giugno, composta da grandi nomi, che punta al salto di categoria. E adesso le previsioni del tempo. Il nostro TG termina alle 19.58, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.